Buonasera a tutti, sono Simone, expert di Dreamland. Tutti noi conosciamo il nuovo modello di Evoque. Oggi però andiamo a vedere le differenze tra la versione standard e la versione Dynamic. Come vedete, una alla mia destra, la versione sportiva alla mia sinistra. Vediamo quindi la versione standard, come in questo caso, quindi un frontale molto sportivo, però allo stesso tempo mantiene una forte eleganza. Midollappe caratterizzato dalle rifiniture in colore alluminio, dello stesso colore delle scritte sul cofano. Nella parte inferiore del paraurti della versione standard abbiamo una rifinitura in colore nero opaco che va a riprendere quindi i dettagli estetici della parte laterale. Parliamo adesso della versione Dynamic, quindi la versione esteticamente più sportiva e più grintosa. Come vediamo, cambiano i colori, quindi delle scritte e della rifinitura del midollare. Come vediamo, rispetto alla versione standard, abbiamo una scritta più scura, in colore brunito. Nella parte centrale del paraurti troviamo questo dettaglio dello stesso colore della carrozzeria, come vediamo. Scendendo ancora, questo particolare lo troviamo dello stesso colore delle scritte, quindi color blu. Lateralmente, sulla versione standard, abbiamo una rifinitura nero lucida e all'interno un listello color alluminio, che va quindi a riprendere il colore delle scritte della parte anteriore. Scendendo più in basso, abbiamo due linee che sono una caratteristica di Evoque in colore nero opaco. Andando davanti troviamo le prese d'aria molto lineari in color nero lucido, quindi a contrasto con la carrozzeria. Nella versione Dynamic il listello centrale della presa laterale è in color bronzo, che poi ritroveremo in altri dettagli anche sul frontale. Nella parte bassa, quindi lateralmente, avremo questi due dettagli estetici in color nero lucido. Sul cofano, ecco qua che spuntano due prese d'aria, nero lucido con a contrasto un dettaglio color bronzo. Cambiano quindi le prese d'aria, una rifinitura completamente diversa, molto più aggressiva. Ecco qua che ritroviamo il dettaglio in color rosso. Ci tengo a precisare per correttezza che il tetto nero a contrasto non rientra nel pacchetto Air Dynamic, ma è cliente in ordine ha richiesto appunto il tetto a contrasto. Le grandi differenze le troviamo nella parte bassa del paraurti posteriore. Quindi, come vediamo sulla versione standard, la chiusura è più lineare con i terminali quindi nascosti. Sulla versione Dynamic invece abbiamo il terminale quadrato con la rifinitura in bronzo, caratteristico da sempre della versione Dynamic di Evoque. Come nella parte anteriore, anche nella parte posteriore abbiamo la parte finale del paraurti sulla versione standard in colore alluminio con un dettaglio in nero opaco. Sulla versione Air Dynamic invece abbiamo la nostra parte finale dello stesso colore della carrozzeria e il dettaglio in basso invece è colorato in nero lucido. Vi ringraziamo per averci seguito, per qualsiasi informazione potete comunque contattarci in ogni momento senza problemi e noi saremo felici di rispondervi.